Vorrei dire, o meglio, vorrei ringraziare il cielo per aver concesso a me e alla piccola Hélène di trovare una nuova famiglia. Una famiglia formata da un gruppo di artisti, di amici artisti, di girovaghi, che hanno dato ad entrambi la possibilità di sperare in un futuro migliore. Ti supplico, Signore, di aiutarmi a fare del mio meglio per chi dipende tanto da me. Dammi la forza di poter vivere serenamente, senza pensare ogni momento alla felicità che avrei potuto avere insieme al mio Catriel e che l'odio e la cattiveria degli uomini hanno distrutto. Amore mio, mio adorato e unico amore, Catriel, so che tu vegli su di noi dal cielo e ti prego di illuminare il mio cammino e quello della nostra bambina. Fa sì che possa essere per lei madre, amica e guida, perché diventi una fanciulla buona e rispettosa. Voglio che Lucrezia sia sempre orgogliosa di te, che ami allo stesso modo la mia e la tua gente, che onori la tua memoria e bandisca l'odio dal suo cuore. E soprattutto che comprenda, come spero possa comprendere anche tu, il motivo per cui ho accettato di sposarmi con Augusto. Aiutami a consolarlo nella sua disgrazia. Lui ha bisogno di me e io devo mantenere la promessa che ho fatto. Devo riuscirci, anche se continuo a sentirti tanto vicino, amore mio. Tanto vicino. Augusto? Stavate uscendo? Sì, infatti, voglio andare al porto. Ma come? Non dovevate andarci più tardi insieme a Milagros? Sì, però, dato che lei è andata in chiesa e non è ancora tornata, ho pensato di andare da solo per guadagnare tempo. Arrivederci. No, aspettate. Non vi voglio offendere, ma cercate di capirmi, io non dovete uscire solo. Vi ringrazio, ma sono perfettamente in grado di arrivare al porto senza alcun problema, ve lo assicuro. Augusto, fatelo per me, mi sentirei più tranquilla. Vado a chiedere a Paolo di stare con la bambina, così usciamo insieme. Ti chiedo inoltre, mio signore, di fare in modo che non debba partire. Intervieni perché Augusto cambi idea. Io non voglio fare questo viaggio. Non voglio partire. Venite. Siamo arrivati. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signore. Desideravo sapere quando parte la prossima nave diretta in Europa. Un momento solo che controllo. Tra una settimana, signore. Una settimana? Ma è pochissimo tempo. Bisogna fare i preparativi per il matrimonio. No, Lucia. Una settimana è più che sufficiente. Anche troppo, direi. Non sapete quanto sia impaziente di lasciare Santa Maria. Avete delle cabine disponibili? Sì, signore, ne abbiamo ancora. Bene. Controllo la disponibilità sul registro. Augusto, non voglio intromettermi nelle vostre decisioni, ma non credete di essere troppo precipitoso? Prima riuscirò ad allontanare Milagros da qui. E meglio sarà. Se dipendesse da me, partirei anche domani. Se avete tanta fretta di partire, signore, quest'oggi salpa un mercantile per il Nord America. E ci sono cabine disponibili. So che dobbiamo aiutare Augusto, perché è buono e ha tanto bisogno di noi, ma ti prego, facci tornare a Villa Speranza. Perché non voglio che Milagro s'abbia quello sguardo colmo di tristezza. So bene che se Catriel fosse ancora qui con noi, sarebbe tutto diverso.
Ma purtroppo questo è impossibile. Anche se non potrò più stare vicino a lui, non posso fare a meno di pensare a Catriel. Lo sento più che mai vicino a me, mio signore. Sono convinta che Augusto abbia capito il mio turbamento. Aveva ragione lui. Il solo fatto di trovarmi in questa città mi fa pensare a Catriel. Qui tutto me lo ricorda. Anche la pace di questa chiesa, signore. Tutto mi ricorda la nostra triste storia. Perché possiate capire, è necessario che vi racconti la storia della mia vita. Ho bisogno di aprirvi il mio cuore ed è giusto che lo faccia qui, nella casa del Signore, sperando che egli possa perdonarmi, nonostante i miei peccati. Vi assicuro che ricordare certi momenti della mia vita sarà una cosa molto difficile e dolorosa. Ma ti libererai di un gran peso. Puoi esserne più che sicura. Sì, avete ragione. Ma vorrei anche essere sicura che non rivelerete a nessuno quello che vi racconterò. Questo te lo posso giurare. Il segreto della confessione è sacro e inviolabile, Vittoria, e nessuno, per nessuna ragione al mondo, potrà indurmi a rivelare quello che mi dirai. Bene, allora posso cominciare a raccontarvi la storia della mia vita. Una storia triste e sventurata, che cominciò tanti anni fa. Una notte in cui cedetti alla passione, incurante delle conseguenze. E che si è conclusa soltanto adesso, dopo più di 20 lunghi e drammatici anni. Oggi, infatti, sto seguendo le tracce di un figlio che ho pianto tanto, perché credevo che fosse morto. Credetemi, non so cosa darei per riabbracciarlo dopo tanto dolore. Ho saputo di lui grazie all'incontro casuale con una ragazza che ho sempre odiato e disprezzato. Ti prego anche di vegliare sulla sorella di mia madre. Ti prego, fa che non le succeda niente. Sono sicura che lei soffre tantissimo. Ed infine, signore, ti rivolgo la mia solita preghiera, come faccio ogni giorno. Dona la pace eterna a Catriel, al mio unico amore. So che dal cielo lui mi protegge sempre, come se fosse ancora qui accanto a me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Perdonate, avete visto? Siete voi. Che combinazione. Si può sapere che diavolo succede qui? Così non va bene, eh? No, no. Un po' di contegno, per favore. Il festeggiato adesso sta dormendo. E voi continuate a brindare? Avete detto bene, amico. E a maggior ragione adesso che quel gendarme di mia moglie non può contare quante volte riempio il bicchiere. Vorrei ricordarvi, mio carissimo Armando, che siete voi l'unico e assoluto responsabile del Circo Teatro Olimpico. Non so perché, ma ho l'impressione che voglia dirti qualcosa, eh? Che c'è? Volevo dire che è ora di rimetterci al lavoro. Perciò, anche se siete un pochino troppo allegri, venite con me. Bene, io che cosa posso fare? Ecco, perché non prendete esempio da lei? Allora, bisogna attaccare i manifesti del nostro nuovo lavoro sui muri della città. Mettiamoci subito all'opera. Da dove incominciamo? Voi vi occuperete della periferia. Io li attaccherò in centro, così andrò a trovare alcuni amici. Molto bene. Andiamo. Adesso veniamo. Con comodo, con comodo. Sì. Volete che vi porti una tazza di caffè, signore? Ah, certo. Ti ringrazio tanto. Devo aspettare che Lucia torni per andare con lei al giornale. Sai, mi è venuto in mente
che Lucia e io potremmo scrivere insieme un articolo sul matrimonio di Maria e Rinaldo. Tu che ne dici? Mi sembra una splendida idea. La signora Maria sarà molto contenta di questa sorpresa. Speriamo. E il caffè? So molto bene che è perfettamente inutile lasciarsi vincere dallo sconforto, ma non è facile. Ti giuro che non è facile. La strana sparizione di Vittoria e il sospetto che ora grava sulla tribù di Catriel mi addolorano. Mi addolorano in modo insopportabile. Maria, sono cose che addolorano entrambe. Non faccio che pensare a mio figlio. Morto in un modo così orribile e crudele. Ma mi rendo conto che dobbiamo fare uno sforzo ed essere ottimisti. Pensiamo, ad esempio, che Vittoria potrebbe tornare da un momento all'altro. E in quanto a Catriel, io preferisco ricordarlo come un uomo nobile e generoso. Non voglio pensare alla sua origine, né al dolore che può averci arrecato il suo popolo. Soffrirei troppo. D'ora in avanti penserò a far prosperare questa tenuta. In memoria di Catriel e nell'interesse dei nostri amati figli. Per Milagros e per Augusto. Perché forse, tra un po' di tempo, ormai sposati, vorranno tornare a vivere qui. Sì, hai ragione. Dobbiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo. E sai, io sono convinta che ci riusciremo. Oltretutto, non siamo soli. Ci troviamo a Villa Speranza. Qui c'è Bruno, che ha sempre aiutato zia Lucrezia e anche Catriel. E sono sicurissima che adesso aiuterà anche noi. Sei riuscito a trovare gli arnesi che cercavi? No. L'unica cosa che ho trovato in quella soffitta sono cari ricordi. Ricordi di Catriel. Di quando era felice e lavorava questa terra che tanto amava. Dio mio. Sai, Domenica, non riuscirò mai ad abituarmi all'idea che non tornerà più. Mio caro amico, il tuo dolore purtroppo non può riportare in vita Catriel. Lascia che la sua anima riposi in pace e cerca di rassegnarti. Adesso lui è in cielo insieme a sua madre e da lassù veglia su tutti noi. Ascoltami. Puoi chiedermi qualsiasi cosa. Ma ti prego, non chiedermi mai di rassegnarmi alla morte di Catriel. Per me è una cosa impossibile. Devi cercare di essere forte, Bruno. Devi essere forte per continuare a lavorare. Il lavoro ti sarà di grande aiuto. Col tempo ti rassegnerai e capirai che di fronte al destino non ci si può ribellare. No, non mi parlare del destino, Domenica. Perché forse il destino di Catriel era di morire così giovane. E quello di Milagros era di soffrire quanto sta soffrendo. Spesso il destino è ingiusto, Domenica. E così vi trovate a Santa Maria per sposarvi?
Sono davvero contenta. Sarà un bene per vostra figlia crescere con a fianco un padre, vero? È quello che spero. Lo faccio soprattutto per lei. Sì, ne sono certa. Questa bella città accoglie tutti con un sorriso e vi porterà fortuna. E spero anche a noi. Sapete, stiamo per rappresentare un nuovo lavoro e sarei felice di poter contare sulla vostra presenza. Sono sicura che vi piacerà molto. Ah, è un vero peccato, ma non credo di poter venire perché... Mi dispiace veramente, credetemi. So che a voi piacerebbe tanto. Bene, ora devo andare. Mio figlio mi sta aspettando. Vi faccio tanti auguri. Anche a voi, signora. Peccato che non possiate vedere lo spettacolo. È una storia appassionante. È la storia di una donna. Di una donna molto coraggiosa. Sei una donna molto coraggiosa, Vittoria. Molto coraggiosa. Non lo so, padre. Vi confesso che non lo so. Posso dirvi soltanto di avervi raccontato tutto quello che mi è accaduto da quella famosa notte fino ad oggi. Vi assicuro che non ho taciuto nulla. Solamente un paio di nomi, non è così? È vero, un paio di nomi. Il nome di quella ragazza e quello di mio figlio. Fino ad oggi l'ho custodito nel mio cuore come un segreto. Ma quando l'avrò davanti a me, allora potrò finalmente chiamarlo con il suo vero nome. Adalberto. No, mi dispiace, il signor Paolo non è ancora arrivato. È ancora in viaggio? No, no, volevo solo dire che non è ancora venuto al giornale, però so che è già ritornato in città. Ah, ho capito, ho capito. E a che ora pensate che venga? Francamente non ne ho proprio idea. Grazie. Se volete lasciarmi il vostro nome o il vostro indirizzo, appena arriva gli dirò che l'avete cercato. Siete gentile, vi ringrazio, ma è una sorpresa che desidero fargli personalmente. Va bene. Di nuovo, grazie. Buongiorno. Andiamo, Margherita. Grazie, padre. Siete stato molto comprensivo con me. Grazie per aver accettato di ascoltarmi, rispettando anche i miei silenzi, anche quello che io per ora preferisco tacere. Oh, non hai alcun motivo di ringraziarmi, Vittoria. Desidero soltanto che tu mi prometta di tornare nella casa del Signore. E a Dio piacendo, vorrei poter vedere con te anche tuo figlio. Sono intrecciati benissimo. Hai visto? Vieni, entriamo. No, magari un'altra volta. Per quale motivo? Ci troviamo proprio qui davanti. Qual è l'occasione migliore di questa? Augusto mi starà aspettando. Sarà certo ansioso di andare al porto. Non voglio che si innervosisca. Su, via, Augusto non si innervosirà e non si arrabbierà quando gli diremo che abbiamo fatto tardi per scegliere la stoffa per il tuo vestito. Avanti, Milagros. Non avere quell'aria mesta. Presto sarà il giorno delle tue nozze, eh? Andiamo. Buongiorno. 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 In cosa posso servirvi, signore? Stiamo cercando della stoffa, un po' particolare. Ah. Vedete, è per un abito da sposa. Ah, bene, bene. Ho un tessuto che mi è appena arrivato dall'Europa. Sono sicuro che farà al caso vostro. È uno splendore. Immagino che sia per la signorina, vero? Sì, sì, è per me. Che cosa ne dite? Vi piace?
Bello, vero? È veramente molto bello. Sì. Ma non credo che faccia il mio caso. Stavo cercando una cosa diversa, perché... Ecco, vedete, la signora sta per sposarsi in seconde nozze. È vedova. Ah, capisco. In tal caso vi mostrerò un tessuto più sobrio, ma ugualmente bello, come richiede l'occasione. Un istante. Cosa ne dite? Augusto, ditemi la verità. Siete proprio decisi a fare questo viaggio? Sì, Lucia, certamente. È un desiderio che io e Milagros abbiamo da molto tempo. Sono sicuro che non potrà farci altro che bene. Capisco. Solo che, non lo so, ma mi chiedo se vi rendete conto che non sarà una cosa facile. Non capisco cosa volete dire. Beh, l'Europa è un paese molto vasto. E una donna sola con due creature e un uomo... Un uomo cieco. Questo volevate dire? No, Augusto. Quello che stavo cercando di dirvi era che qui ci sono tutti i vostri amici e la vostra famiglia. E se aveste bisogno di un aiuto o di un consiglio, sapete di poter contare sempre su di noi. Sì, questo è vero. Lo apprezzo tantissimo, però in questo momento la cosa più importante per noi è proprio questo viaggio. State tranquilla, sarò in grado di badare a loro, ve lo posso assicurare. Andiamo. Augusto, non vi sentite bene? No, sono solo un po' stanco, tutto qui. Ho bisogno di bere qualcosa. Io credo che abbiate bisogno di un medico, più che di un liquore. Siete così pallido. Sono l'ora della nostra morte. Amen. Vergine Santissima! Miracolo! Forse peggio, un'apparizione. Niente di tutto questo, sono soltanto io, Vittoria. Ma ne siete sicura? Perché da quanto ne sappiamo... Dovreste essere morta e sepolta. Sì, lo credevano in molti. Anche se in realtà ultimamente non mi sento più viva come un tempo. Cosa volete dire? Cercate di spaventarci? No, no, non ne avevo intenzione, ve lo posso assicurare. State tranquille, io sono viva. Viva e disposta a tutto. Oh mio Dio, Augusto. Andiamo subito a casa, così potrete riposare un po'. Ho l'impressione che non stiate affatto bene. No, vi chiedo solo un favore. Accompagnatemi alla taverna. Devo bere qualcosa di forte. Augusto, io non posso lasciarvi lì da solo. Chi vi aiuterà a tornare a casa dopo? Conosco bene la strada. So arrivare a casa Tebaldi. Lasciatemi solo. Voglio stare da solo. Voglio... Ho bisogno di bere qualcosa di forte. Acquavite. Subito. Per favore. Ora viene mammina e ti darà la pappa. Che è successo? Ah, sei riuscita a trovare la tua borsa? Certo, ti ho detto che l'avevo dimenticata in chiesa.
No, lo dicevo perché hai tardato a tornare. Il bambino si è svegliato tante volte, ha pianto. Credo voglia mangiare, prego. Certo, sì, tesoro. Ecco la tua mammina. Visto che è tornata. Attenta, piano. Sai, ho tardato a tornare perché in chiesa ho incontrato una persona. Ah, sì? Chi hai incontrato? Una giovane vedova. Una fanciulla molto dolce che ho conosciuto tempo fa ad Arroyo Seco durante una rappresentazione. Ci siamo fermati a parlare e ho tardato. Mi ha detto che sta per risposarsi. Però non mi sembrava che fosse molto contenta. Sei contenta di aver comprato la stoffa per il tuo vestito? Sì, certo che lo sono. Sapevo che in quel negozio avresti trovato quello che volevi. È uno dei più forniti di Santa Maria. Però, cara, permettimi di dirti la verità. C'è qualcosa in te che mi preoccupa molto. Vedo una profonda tristezza che traspare in continuazione dai tuoi occhi. Avete ragione, Margherita. Non vi siete affatto sbagliata. Provo una strana sensazione. Un senso d'angoscia che quasi mi soffoca. Ti prego, Milagros, le tue parole mi stanno veramente spaventando. Oh, perdonatemi. Forse sono soltanto un po' stanca per il viaggio. E poi sono anche preoccupata per aver lasciato mia madre così. Certo. Maria deve essere molto triste per l'assenza di sua sorella, vero, cara? Sì. Mia madre è addolorata perché è sparita improvvisamente. Mi domando se Vittoria sia già tornata a Villa Speranza. Vi prego nuovamente di scusarci, mia per cara. Per la nostra reazione sconsiderata. Sì, state tranquille, va tutto bene. Il fatto è che vedervi riapparire dopo tanto tempo... Cercate di capire, in fondo vi credevamo morta e ci siamo giustamente spaventate. Anche se ci troviamo in un luogo sacro. Va bene, basta con le spiegazioni. Vi ringrazio per il vostro interessamento, ma adesso ho molte cose da fare, con permesso. Hai visto anche tu? Che razza di modi. Una signora della sua classe. Dobbiamo parlare al più presto con Lucia. Certo, di sicuro lei ci potrà spiegare la stranezza della sua condotta. Siamo arrivati. Bene. Tornate a casa, Lucia. Non umiliatemi ancora di più, accompagnandomi fino al tavolo. Va bene, me ne vado, d'accordo. Ma vi prego di tornare a casa al più presto. Sedetevi a bere quello che volete e poi tornate a casa immediatamente. Non starò qui a lungo. Solo il tempo necessario per bere qualcosa e riposarmi un pochino. Fra poco tornerò a casa. Io conosco bene la strada, state tranquilla. Però, Augusto, d'accordo. Ma anche se conoscete la strada, so che faccio male a lasciarvi qui. Perciò vi prego di tornare immediatamente a casa, non fateci stare in pensiero. Dannazione, non sono un bambino. Va bene, Augusto. Arrivederci. Arrivederci. Ritorno, dovevamo andare insieme al porto. Non so proprio che cosa dirti, Milagros. Io ero di sopra a giocare con tua figlia e Lucia è venuta a dirmi che l'avrebbe accompagnato, perché era molto agitato e voleva andarci da solo. È davvero strano. E mi sorprende molto che sia uscito senza aspettarmi. Non ti preoccupare, Milagros. Vedrai che adesso torneranno. Lucia. E Augusto. Si è fermato alla taverna. Ha detto che voleva bere qualcosa di forte. Ma come? Solo? Sì. Non sono riuscita a fargli cambiare idea. Non ha neanche voluto che restassi ad aspettarlo per poi tornare insieme. Lucia, santo cielo! Non dovevi lasciarlo solo. Lo so, ma Augusto mi ha costretta ad andarmene. Non puoi pretendere di trattarlo come un bambino, lo capisci? Mi ha assicurato che era in grado di tornare. No, non ce la farà. Da quando è cieco? È la prima volta che viene a Santa Maria. Sofia, cerca di stare tranquilla, Milagros. Se ha detto che è in grado di tornare, ci riuscirà? No, non ci può riuscire. E io so quello che devo fare. Andrò a cercarlo. Ci andrò immediatamente.
Cosa prendete, signore? Una coviglia, per favore. Bene. Ecco a voi. Grazie. Ancora un'altra, per favore. Anzi, lascia la bottiglia. Oggi non paghiamo le spese, vero ragazzi? Anche il ginepro. Vogliamo divertirci. Arrivi, le strade è un vero mortorio. Salute. Io non resisto più, vado a cercare. Milagros, per favore, non esagerate. Lo ha chiesto espressamente, ha detto che vuole stare solo. No, no, non posso, sono troppo agitata. Tornerò presto. Vengo anch'io con te. No, tesoro mio. È meglio che resti qui. Scusate, Milagros. Non voglio interferire nella vostra vita e ancor meno nel vostro prossimo matrimonio. Però lasciate ad Augusto la possibilità di cavarsela da solo. Ma lui è... Sì, lo so, ma gli farà bene. Ne ha bisogno per provare a se stesso che può farcela. Ma io ho paura. È proprio questo il punto, mia cara Milagros. È questo che dovete controllare, la paura. Secondo me, Augusto ha bisogno di muoversi con maggiore libertà. Non gli accadrà nulla di male. Per me non sono sposato. No. Oste, un altro bicchiere, svelto. Ecco a voi. Non l'avevo visto. Guarda, guarda chi c'è a quel tavolo. Un gentiluomo che ha fretta. Per me non ha solo fretta. Ha anche bisogno di un bastone. Questa è bella. E cieco come una talpa e si dà tutte quelle arie. Lasciatemi in pace. Calma, figliolo. Se vuoi bere qualcosa, va all'ospedale. Sarà molto meglio per tutti. Posti come questi non si addicono agli invalidi. Adesso basta. Lasciate stare quell'uomo. Piuttosto dovreste vergognarvi. Chi ti credi di essere per farci la morale? Sei solo un morto di fame. Attenti a quello che dite, perché non avrò nessuna pietà per voi, visto che non ne avete un briciolo per lui. Andiamo, Giuliano, con permesso. Prego. Milagros, Augusto è un uomo, un soldato. Saprà cavarsela da solo. Sì, forse avete ragione. Ma certo che ho ragione. Perciò cercate di calmarvi e aspettatelo. Vedrete che tornerà da un momento all'altro. Noi ora dobbiamo andare al giornale. Mi hanno avvertito che ci sono alcune novità. Andiamo, Lucia? Sì, certo. Torneremo prima possibile. Aspettalo qui, sono sicura che sta per arrivare. Sì, lo aspetterò. Ma ancora per poco, poi andrò a cercarlo. Non voglio che gli accada qualcosa di male per colpa mia. Fidatevi di me e toglietevi questi brutti pensieri dalla testa. Andiamo. Allora, mi sono spiegato. Non siamo sordi. Tu piuttosto. Sai in quali guai ti stai mettendo? Sta a sentire. Ti consiglio di andare a ficcare il naso da un'altra parte, se non vuoi fare una brutta fine. In quanto a te... Basta, ho detto! Avanti, fatevi sotto, vigliacchi. Fatevi sotto! Sparisci!
ha detto sparisci! Vattene anche tu, pigliacco! Non finisce così, ci rivedremo ancora. Potete scommetterci. Se ci rivedremo, sarà peggio per voi! Calmatevi, sono andati via. Sono scappati. Grazie. Mi chiamo Augusto. Augusto Pontiero. Grazie. Molto piacere. Ma adesso devo andare via. No, prima voglio offrirvi da bere per l'aiuto che mi avete dato. No, sarà per un'altra volta. Ora ho fretta, devo continuare il mio viaggio. Dispiace. Ma andiamo, amico. Non fatevi pregare. Dopotutto, quando si esce vittoriosi da una disputa di questo genere, bisogna festeggiare, no? Coraggio. Oste, portaci del ginepro. Vi prego. Sedetevi. Grazie. Oste, che aspettate? Sapete una cosa? La vostra voce mi ricorda qualcuno. Un vostro amico, per caso? No, tutt'altro. Un nemico che ho odiato con tutto me stesso. Ma che devo riconoscere, nonostante questo, è degno di tutta la mia stima per la nobiltà d'animo e per il coraggio. Dalle vostre parole si direbbe che non è più vostro nemico. Potrebbe anche darsi. Il governatore è caduto. Le cose ormai sono cambiate. E molto. Se oggi lo ritrovassi, mi comporterei con lui in modo diverso. Ve lo assicuro. Allora, brindiamo alla salute di questo vecchio nemico. C'è nessuno? Buongiorno. Buongiorno, signora. Posso fare qualcosa per voi? Sì. Sto cercando un uomo. Si chiama Catriel. Catriel? Sì, mi hanno detto che lavora qui, nel vostro circo. Perché, non è così? Sì, è vero. Catriel lavora da noi. Grazie, signore. Avete detto che se oggi vi fosse concesso di tornare indietro, vi comportereste in modo diverso. Sì, può darsi, ma purtroppo non è possibile. Non sempre è così. A volte la vita concede una seconda opportunità. Sì, è vero. La vita e le sofferenze insegnano. A me hanno insegnato a vedere le cose sotto un altro aspetto. Anche se sono cieco. Sapete, amico, non è da molto che convivo con questa disgrazia. In altri tempi, che ora sembrano lontani, sono stato un buon ufficiale, un tenente dell'esercito.
Un uomo con una carriera assicurata. Però a quell'epoca non ero obiettivo, perché vedevo solo quello che avevo davanti agli occhi. E adesso? È diverso? Ah, sì, è molto diverso. Vi credo. Vi credo, Augusto. Le disgrazie ci fanno apprezzare le piccole cose della vita. Il profumo di un fiore. Il sole che tramonta. O la compagnia di un amico. Un amico. Posso dirvi che da quando ho avuto la disgrazia di perdere la vista, gli altri miei sensi si sono acuiti. Non ho più bisogno di guardare un uomo negli occhi per capire che si tratta di un amico. Vi sentite meglio? Sì, grazie. Vi prego, parlatemi di Catriella. Voi siete un'amica? Una parente? No, sono... Sono molto di più. Ditemi dove posso trovarlo. Devo parlare al più presto con lui. Non tarderà di certo, è andato in città per lavoro. Allora è meglio che vada a cercarlo. Ma è inutile, sarebbe una pazzia. Scusatemi se mi permetto, non so cosa dobbiate dirgli di così importante, ma so che non tarderà. Tornerà presto, perciò è meglio che lo aspettiate qui. Qui? Sì. Accomodatevi. Avviso subito le signore. Padrona, le signorine Marzio Urbani cercano la signora Lucia. Grazie, puoi andare. Ci penso io. Posso fare qualcosa per voi, signorine? No, grazie. Siamo amiche di Lucia. È solo con lei che vogliamo parlare. Ma Lucia non è in casa. Posso riferirle il vostro messaggio? Dobbiamo parlare con lei personalmente. Sono questioni di famiglia. Vuol dire che torneremo più tardi. Avete visto come mi hanno trattato? Non devi farci caso. Sono delle sciocchine che passano il tempo a spettegolare del prossimo. Sicuramente non era niente di importante. Grazie. Deve essere molto importante per voi vederlo. Sì, molto più di quanto possiate immaginare. Vi prego, ditemi. Sta bene? Adesso sì. Sta molto meglio. Catriella ha sofferto tanto. Ma fortunatamente alla fine ha deciso di riconciliarsi con il mondo. C'è una cosa che vorrei sapere. Come vi comportereste se il destino vi facesse incontrare quel vostro... acerrimo nemico? Per essere sincero, per prima cosa gli chiederei di non ammazzarmi. Di non ammazzarvi? Sì, non potrei dargli torto. Hai il diritto di pensare di me tutto il male possibile. Volete dire che non lo odiate più? No, io sono cambiato. La vita mi ha cambiato. Però, purtroppo lui lo ignora. Non ho avuto il tempo di dirglielo. E forse continua ad odiarmi, come mi ha sempre odiato. Però... non è possibile che lui, prima o poi, possa ritrovarmi. Perché l'uomo del quale stiamo parlando è morto.